Roma, Torino, in realtà siamo a Riva Ruvo Canavese, guarda che macchina ragazzi, iniziamo da qua ma arriviamo subito direttamente a lui, il titolare, Johnny, Buongiorno a buongiorno, tutti. come va, tutto bene? Tutto a posto. A parte un po' il periodo così, la vita. Dai, cerchiamo di andare avanti al meglio possibile. Prima che mi dimentichi, la prima cosa essenziale da dire è, si può venire da te, basta l'autocertificazione. Certamente, noi forniamo su appuntamento, oltre alla classica autocertificazione che può fare benissimo un privato, un appuntamento direttamente dal nostro sito dove verrà messa la causale dell'appuntamento e i dati chiaramente del nostro cliente. Questa è la prima cosa che ci tenevo a farsi capire agli ascoltatori e a tutti quanti, perché c'è ancora un po' l'impossibilità di muoversi causa restrizioni, zona rossa, gialla e chi più ne ha più ne metta. Quindi l'importante è fissare l'appuntamento e si può venire qua in totale sicurezza senza aver problema di magari paure di multe o cose del genere, No, giusto? esatto, rimane certificato sia da noi che appunto per email o WhatsApp. Mandiamo l'appuntamento anche perché è una cosa che non è ancora ben chiara per tutti, stiamo cercando di far chiarezza, ecco, su Ok, adesso entriamo questo. nel bello del negozio, della tua attività commerciale. Cosa tratti? Allora, noi siamo intermediari del commercio di autoveicoli, motoveicoli e autocarri anche, o veicoli commerciali. Quindi siamo proprio un'agenzia di intermediazione. Ci occupiamo di pubblicizzare i veicoli di privati, quindi di andare a trovare qual è eventualmente il prezzo di mercato quando il cliente nostro non abbia magari già in mente un prezzo. E si Ok. va a pubblicizzare su diversi portali, su quello che è la nostra rete con 25 filiali appunto aperte, e si va a trovare un compratore al miglior prezzo possibile nel minor tempo. Questo è Questo principalmente la nostra attività. diciamo Quindi in termini proprio così terra terra, devo vendere la macchina, il classico passaparola non funziona perché non c'è nessuno che vuole comprare la mia macchina, quindi sono disperato, voglio venderla, non capisco come posso fare. Vengo da te e tu cosa fai a quel punto? praticamente quando un nuovo cliente viene da noi, innanzitutto guardiamo l'auto, capiamo di cosa si tratta. Facciamo una perizia meccanica, quindi con uno stato d'uso, e andiamo a capire ed intercettare se ci sono dei problemi. Ok. Andiamo, da quel momento si fa poi, ci si concorda, si cerca un prezzo di mercato, sempre qualora non abbia già in mente la persona che vende quale possa essere, quindi si dà Sì. una mano a trovare il miglior prezzo, Ok. e poi da lì si procede con un book fotografico di 25-30 foto fatte, diciamo, professionalmente, e si va a pubblicizzare su, come dicevo prima, parecchi siti, dai più famosi ai meno, e diverse reti di pubblicizzazione dei veicoli. Si va Ricordiamo a trovare. che chi vende la macchina ha in mente un prezzo, si stabilisce un prezzo, chi la compra ovviamente la comprerà a un altro prezzo, su cui ovviamente graverà la tua Esattamente, percentuale. ecco, ci tengo a precisare che il nostro servizio è completamente gratuito, quindi non c'è costo, non è vincolante, nel Sì? senso che non c'è nessun vincolo di vendere solo con noi l'auto. Si va a cercare di offrire un servizio, di trovare un compratore. Dal momento chiaramente che si trova, ci sarà sempre dalla parte di chi compra una nostra parcella che è molto più bassa sicuramente di quello che può essere una parcella diciamo da commerciante, ecco, perché noi Ok. abbiamo anche un servizio di ritiro immediato dove lei viene, vuole far fuori la macchina in 24 ore, vuole vendere comunque molto in fretta, si va a cercare tramite la nostra rete l'offerta migliore in immediato e si va a vendere. Chiaramente è un servizio dove non si arriva al miglior prezzo, quindi sono due servizi diversi che offriamo ai Ok. clienti, Non ecco. soltanto compravendita delle macchine usate, ma anche assicurazioni, mi dicevi prima, e poi ricordiamo anche il noleggio a Esattamente, noi in prenotazione. questo periodo abbiamo cercato di crescere per non stare fermi durante il primo lockdown e siamo andati a inserire le polizze assicurative tramite appunto un'azienda di brokeraggio, quindi si ha degli accordi con diverse compagnie e si va a trovare il miglior prezzo. Sì. E stessa cosa andiamo a fare per il noleggio, nel senso che adesso è un mercato che sta prendendo parecchio piede, non solo per le aziende, ma anche per i privati, quindi abbiamo fatto dei noleggi a dei privati dove hanno Bene. trovato il servizio molto, molto utile e andiamo a trovare il miglior prezzo. Anche lì ci confrontiamo con più aziende di noleggio a medio e lungo termine, quindi non a breve, non il classico noleggio di un giorno o due, anche se Ok. ci stiamo attrezzando per arrivare anche lì, e andiamo a proporre il miglior prezzo, quindi un canone mensile dove sarà tutto incluso, dall'assicurazione ai tagliandi alla manutenzione straordinaria. Per appunto andare a noleggiare l'auto senza pensieri, ecco, il nostro motto è questo. Diciamo che state proponendo veramente tante belle cose, soprattutto in questo periodo dove la gente magari vuole risparmiare veramente. Perfetto, diamo dei contatti quindi, sito internet, Facebook, Instagram, numero di telefono.
Allora, il nostro sito internet è www.vroomauto.it. Ok. Su Facebook e Instagram invece ci trovate alla pagina Vroomauto Torino / Rivarolo. Ok. Invece il nostro numero di telefono è 351 96 76 586. Dove siamo qui? Eh? Siamo a Rivarolo Canavese, in via San Francesco d'Assisi 53, interno porticato. Sì, in tutta sicurezza, quindi voi prendete appuntamento, lo mettete in autocertificazione, venite qua una alla volta e così via, giusto? Esattamente, senza dimenticare che adesso abbiamo anche un servizio, soprattutto sulle polizze RCA, di preventivo, diciamo online, quindi o WhatsApp piuttosto che anche direttamente da Instagram. Quindi cerchiamo di avere il meno contatto possibile e di rispettare tutte le normative che ci sono state imposte, ecco. Perfetto, l'ultima domanda, l'hashtag andrà tutto bene, come lo vedi? Ma noi speriamo, appunto, essendo aperti da non moltissimo, diciamo da gennaio, non possiamo che vedere positivo, cerchiamo di mettercela tutta e trovare le migliori soluzioni per andare avanti. Speriamo bene, ti ringrazio, un saluto a tutti. Grazie a voi, ciao.